Benvenuti ragazzuoli in questo nuovissimo video totalmente a sorpresa dedicato ad un nuovo annuncio. Così, da un momento all'altro, non ho capito nemmeno da dove sia fuoriuscita questa roba. Hanno annunciato un nuovo gioco di Dragon Ball, a quanto pare per iOS, Android e Steam, quindi computer. Si chiamerà il gioco Dragon Ball Project Multi, ma prima di iniziare mi raccomando un bel mi piace a questo video e voglio sapere qui sotto nei commenti assolutamente voi cosa ne pensate di questo annuncio. Io ancora non l'ho visto, ho solo aperto la pagina e mi sono aperto anche un articolo, ma non ho ancora visto il gameplay, non ho ancora visto nulla. Vi posso dire però, è molto figo questo Goku. Vediamo, perché tra l'altro questo ci interesserà molto, essendo un gioco mobile e comunque il mio... Credo che non è un canale verticale sul mobile, però comunque credo di essere veramente il canale italiano che tratta di più in assoluto il mobile in tutto e per tutto. Ecco, mettiamola così per quanto riguarda i giochi di Dragon Ball. Quindi sicuramente sono molto interessato, vediamo un pochino. Oltretutto leggo che ci sarà anche un beta test subito proprio il 20 agosto, cioè dal 20 agosto al 3 settembre. Cioè sto gioco annunciato oggi così... a casaccio, così improvvisamente, già c'è pure il beta testing. Boh, vabbè, staremo a vedere. Ragazzi, allora, andiamo subito a capire. Perfetto, hanno aperto la pagina Twitter. Letteralmente l'unico, e dico l'unico post che c'è, è quello del trailer da 1 minuto e 01 secondi. Quindi, signori, mettiamoci a schermo intero e direi a questo punto di andare a goderci questo trailer. Vediamo un pochino cosa ci aspetta. Let's go. Qualità. Peggy 12. Perfetto, va bene. Vediamo. Dragon Ball Project Multi. First ever 4 contro 4 team battle. Dio, Legends è 3 contro 3, questo è 4 contro 4. Battaglia a squadre. Let's go. Right now every second count. C'è Zeno pure. Ma cos'è? Ma non mi dite che è tipo League of Legends. Nulla contro League of Legends, ci mancherebbe, però non mi è mai garbato. Ma a me sembra di sì, raga. A me sembra di sì. Pare che sia una sorta di LOL questo. Solo che lo vedo un po'... L'ho visto leggermente un po' più dinamico, forse. Ma allora, il trailer è molto bellino per come è strutturato, però vi dico la verità, non si è capito niente. Non si è capito niente, cioè ci ho capito veramente pochissimo. Fatemelo rivedere un attimo. Fatemelo rivedere. Allora, cerchiamo di analizzarlo, perché veramente non ci ho capito niente, raga. È bello, mi piace come è strutturato, cioè visivamente è veramente figo, però cavolo. Allora, va bene, questi sono i personaggi. Non so se è grafica realmente in game questo, però sono bellini i modelli, devo essere sincero. Sono molto bellini. Molto bellini. Ok, e questa credo che sia la prima squadra contro la seconda squadra. Ovviamente tutto derivante si vede, vabbè, da Dragon Ball Super, ci mancherebbe, fra quelli di Z e Super, quindi con Zamasu, C18 del Torneo del Potere, credo anche Krillin assolutamente del Torneo del Potere. Vediamo, start. E come vedete, la squadra da 4 iniziale effettivamente parte, partono tutti insieme in realtà da questa base, da quello che sia quella che credo essere la loro base. Ora, io non mi ricordo adesso in particolar modo su League of Legends quali sono, diciamo, i termini tecnici, ok? Mi ricordo che ci sono le lane, che ne erano tipo 3 se non vado errato, quindi... vabbè, quella sud, nord, quella al centro, insomma. Mi pare che ci sia una situazione simile. Cioè, questa potrebbe essere la lane di sopra, tra virgolette. Qui al centro e credo questa in basso. Infatti vedo Zamasu che si sta dirigendo verso il basso, mentre Majin Buu verso l'alto. Trunks rimane così fermo. Raga, credo che sia veramente un MOBA questo. Credo che sia ascrivibile al genere MOBA questo qui. Ora, qui dovrebbero esserci in teoria i mob, quelli, insomma, i vari personaggetti che vengono sfruttati per livellare il personaggio in questione, per poi ovviamente avere dei vantaggi contro il nemico. Vedo comunque lo stage di gioco molto sfizioso, devo essere onesto. Cioè, graficamente mi sembra un gioco abbastanza ispirato, sono onesto. E oddio, chi stanno attaccando qui Majin Buu e Goku? Perché non l'ho ben capito. In realtà loro si stavano dirigendo qui contro, mi sembra un popo. Non so cos'è quel coso. Non si riesce a capire.
E qui vanno all'attacco. Poi c'è Zeno che sarà un altro personaggio giocabile. Saremo a vedere qui sopra, si intravede assolutamente una Vados, ma proprio si vede benissimo. E stanno affrontando Ciampa, che potrebbe tanto essere un personaggio giocabile, tanto essere, credo in realtà, un mob. Ma credo, ragazzi, che si tratti assolutamente di un mob questo. E qui credo che ci sia, sì, infatti, la fight contro l'avversario, contro quindi il personaggio scelto da un avversario. E quindi nel momento in cui voi buttate giù l'avversario, o l'avversario butta giù voi, voi andate in una sorta di cooldown, quindi venite messi giù, andate in cooldown e poi rientrerete, rivivrete, ecco, per l'appunto, successivamente. Ecco, qui Goku viene messo giù e poi c'è la trasformazione. Credo che in base al livello che verrà raggiunto ci sarà la trasformazione. Ragazzi, è molto sulla falsariga a questo punto, ve lo dico, di quello che hanno fatto da Pokémon Company con Pokémon Unite, o quello che aveva già fatto in realtà, mi pare sempre Bandai proprio, con il gioco dei personaggi Jump, dove c'erano Goku, Rufy, Naruto, se non vado errato, e tutto il resto. Però hanno deciso proprio di fare il MOBA direttamente di Dragon Ball. Power Up e Strength Bank. Vi posso dire una cosa? Secondo me sono arrivati in ritardo. Cioè, questa è una roba che potevano lanciare e poteva fare realmente tanto tanto successo qualche anno fa. Ad oggi non ve lo so dire, onestamente. Ad oggi non ve lo so dire. Sì, questa qui credo che sia, la base del nemico o qualcosa del genere. Ah no, ottieni la sfera del... Sì, prendi la sfera del drago e ottieni la vittoria. Probabilmente chi riuscirà a prendere più sfere del drago, e cioè probabilmente chi riuscirà a prendere più basi magari, otterrà la vittoria. Sì ragazzi, è un MOBA. Mo, vi ripeto, graficamente mi sembra anche molto carino, sono onesto. Molto, molto, molto ispirato lo vedo. Ma proprio tanto, però... la cosa che un po' mi dispiace è proprio il genere. È proprio il genere, perché va bene mobile e tutto il resto. Ci sta anche bene da quel punto di vista. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E credo che siano queste le varie sfere per ogni base. Non lo so come funzionerà. Sì, unitevi insieme e vincete insieme, per l'appunto. Ma ripeto, le animazioni qui sono pure molto belline di questo trailer. Lo ripeterò ancora una volta. Vedo una bella e una buona ispirazione artistica. Di questo sono molto contento, sono onesto. L'unica cosa che mi lascia perplesso, l'unica cosa che mi fa un pochino dubitare, essere dubbioso, è proprio il genere, raga, che purtroppo alcuni probabilmente in questo momento staranno esultando tantissimo. Non credo, onestamente, perché... A chi piace veramente tanto 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 questo genere, raga, ormai si sarà da anni e anni accasato su League of Legends, prima di tutto. Poi è venuto anche successivamente Pokémon Unite, quindi saranno fiondati anche lì. Non lo so, staremo a vedere. A me questo genere non è che proprio... È un genere che non riesce purtroppo a tenermi attaccato, però staremo a vedere. Leggiamo giusto un attimino questo articolo, vediamo se c'è qualche informazione in più, per il resto poi va bene così. A sorpresa, Bandai ha annunciato un 4 contro 4, Dragon Ball Project Multi, ok. Viene descritto come il primo gioco Dragon Ball 4 contro 4, i personaggi avranno abilità uniche e potranno essere personalizzati con skin ed emote, perfetto. Verrà distribuito come free to play su iPhone, iPad, dispositivi Android e Steam. Poi, la data di uscita non è ancora stata resa nota, ma abbiamo già un beta test, ragazzi, praticamente fra 10 giorni, poco più. Al momento la beta test non è prevista nel nostro paese, ma non è escluso che sia questione di tempo per l'Italia per potersi aggiungere in una fase successiva. Come sempre, noi a livello di Europa, ragazzi, veniamo proprio sfanculati, diciamola questa cosa. Probabilmente ne sapremo di più nelle prossime settimane, chissà, Project Multi non verrà mostrato in azione alla Gamescom di fine agosto. Ok, praticamente non si sa nulla a quanto pare, abbiamo solo giusto qualche immagine promozionale, ma mi sembra che siano comunque immagini che derivano stesso dal trailer. Ah, e qui c'è Cooler che effettivamente non si era visto, quindi sì, potrebbero essere effettivamente proprio delle immagini promozionali. Allora, la grafica è molto bella. Poi voglio dire, su MOBA ci sta. È molto bella, ispirata, bei colori, tutto bello. L'unico mio problema, ma solo mio personale, ribadisco, è l'essere MOBA. Per il resto, se non fosse stato un MOBA, qui stavo esultando tantissimo, perché i modelli, raga, sono veramente fighi, sono veramente belli sti modelli. Cioè, ma proprio belli belli, cavolo. Cioè, solo questo mi ha un attimino smorzato l'entusiasmo. Poi lo proveremo, ci giocheremo, capiremo un attimino, potrebbe anche essere il mio,
che ne so, definitivo, approcciarmi al mondo dei MOBA, magari sì, però solo questo mi ha smorzato, per il resto, raga, è bello, cioè è molto figo, cioè la grafica è veramente figa qua, oh raga, cavolo, mi dispiace, mi dispiacerebbe non giocare un gioco del genere solo perché non mi piace il genere, ecco. Scusate il gioco di parole. Vabbè raga, voglio sapere qui sotto nei commenti che ne pensate. Io vi do appuntamento alla live di questa sera, non mancate. E per gli interessati di Dragon Ball Legends, altro gioco mobile, domani 9 agosto ci sarà il Riviste Staff alle ore 16. Vi aspetto in live come al solito, va bene? Ciao ragazzoli, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti.